È una marcia trionfale quella del Notaresco, che conserva la testa della classifica ed anzi allunga più 4 sulla Recanatese, fermata dalla Sangiustese, e in anella l'11ª vittoria consecutiva. Dalla Serie A alla Serie D per questa stagione nessuno ha fatto meglio della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che anche in una sfida che poteva nascondere mille insidie è riuscita a tenere alta la concentrazione contro un avversario che pure aveva fermato il campo basso sul pari appena 7 giorni prima. Anche perché il tecnico Vagnoni si è presentato con una linea mediana, con 2 assenze pesanti, quelle di Marcelli e Blando, e con capitan Salvatori solo in panchina. Ma chi ha giocato come al solito ha fornito un ottimo contributo. La sfida si mette subito in discesa per i rossoblù, che all'ottavo sbloccano sugli sviluppi del primo angolo e Pomante, capitano proprio per l'assenza di Salvatori, al suo secondo centro stagionale a mettere dentro da pochi passi dopo una leggerezza difensiva ospite. Sale a dismisura l'entusiasmo al Savini, già caldissimo al fischio d'inizio, e potrebbe venir giù grazie alla combinazione Sansovini-Romano con pallonetto al volo di quest'ultimo e palla che lambisce il palo. Il Cattolica è squadra che tiene bene il campo, ma che non riesce a impensierire la retroguardia di casa, che al contrario costruisce palle gol. Al 32esimo è clamorosa quella che capita a Cancelli, con palla calciata alta da pochi passi dopo una bella combinazione corale. Nello spazio di 2 minuti poi ci provano prima Frulla al 37esimo con una sessata su punizione che fa correre un brivido ad Aglietti, bravo a bloccare a terra invece al 39esimo il tentativo in precario equilibrio di Sansovini dopo un bel cross di Di Stefano. Ma il raddoppio nell'aria ed arriva proprio nel corso del primo ed unico minuto di recupero. I Cramellà e Cancelli portano avanti l'azione con quest'ultimo che, prima di essere steso da un avversario, riesce a servire Sansovini. Il resto lo fa il numero 11, che ricorda l'amico Cascione, trainer del Cattolica, che il vizio del gol resta quello dei giorni migliori. Finta e diagonale imparabile per Aglietti, 7° gol in stagione per l'ex punteros del Pescara. Dopo l'intervallo, nonostante il doppio vantaggio, il Notaresco crea occasioni a grappoli e solo la bravura di Aglietti non fa gioire ancora il pubblico del Savini. Al 5° è il solito Sansovini a provarci con la conclusione fotocopia del gol di Matelica. L'intervento del numero 1 romagnolo è da applausi, come quello che nega la gioia del gol 60 secondi più tardi a Di Cramellà, che ci aveva provato con un tiro a giro sul secondo palo. Ma la veemenza della formazione di Vagnoni non conosce freni ed al 16esimo l'azione è d'applausi, a scena aperta per come si sviluppa. Cancelli recupera il pallone, con caparbietà e giocate d'alta scuola lo porta avanti. Romano appoggia per Sansovini, che imbecca Frulla. Solo un attimo Aglietti nega la gioia della rete. Dove non arriva l'estremo ospite ci pensa la traversa, che nega la gioia della marcatura di Cramellà, la cui frecciata, balisticamente parlando, avrebbe meritato miglior sorte. Al 33esimo, con la sfida ormai indirizzata a favore del Notaresco, sostituzione standing ovation per Sansovini, con il pubblico del Savini in piedi ad applaudire. E questa è l'ultima emozione della sfida. Dopo il triplice fischio c'è spazio solo per la festa. L'11esima di fila in questo campionato da applausi per il Notaresco sempre più capolista. Mister, in settimana l'hai provato a dire in tutti i modi che questa poteva essere una buccia di banana, però la tua squadra sin dai primi minuti ha attaccato la partita come volevi, ha trovato subito il gol, 2-0 nel primo tempo, poi il secondo tempo ha legittimato con diverse occasioni. Sì, infatti se vai a vedere siamo partiti forte, la squadra è riuscita a separare, come ho detto prima, tutto quello che ci circonda, cioè l'ambiente. Oggi dava per vinto già questa partita, ma le partite sai benissimo se devono giocare. Dedichiamolo a questo, dedichiamolo a quello, però so, per quelli che ci stanno vicino, che ci vogliono bene, però noi ancora una volta siamo stati bravi a separare e abbiamo attaccato la partita con i fatti. Non mi è piaciuto, se vogliamo guardare tutto, dopo il gol ci siamo un po' abbassati, abbiamo smesso di pressare in avanti, perché forse ci siamo detti è una partita facile e ci siamo un po' abbassati, abbiamo concesso qualcosa. Poi invece per 70 minuti, poi il secondo tempo siamo rientrati ancora più convinti e credo che il secondo tempo abbiamo legittimato, giocando una sola metà campo e costruendo diverse palle gol. Non siamo stati fortunati magari a fare il terzo, ma meglio così, altrimenti magari facendo più gol davvero ci porta a fare voli pindarici, ma dobbiamo rimanere sempre a terra. Però che devo dirti? Devo dirti che adesso stiamo dimostrando di essere forti e la squadra ne è consapevole. Questo non significa che lotterà per vincere il campionato, ma adesso è lassù e loro mi dimostrano sempre che vogliono rimanerci. Doveva essere anche poteva nascondere mille insidie, soprattutto perché sulla linea mediana c'erano diverse defezioni. Sì, come ho detto prima,
qui da questo si vede che c'è mentalità, tutti si allenano alla stessa maniera, tutti vogliono crescere, tutti fanno quello che devono fare, come dici tu, a maggior ragione quando magari rimangono diverse persone importanti, la squadra si muove alla stessa maniera e questo è un motivo d'orgoglio per l'allenatore e per la società e per tutti, perché poi se vai a vedere giocano giocatori che vengono esclusivamente sto giovanile, questo credo che dia lustro alla società. Mister, alla vigilia si sapeva che la gara potesse essere difficile, però il Cattolica ha dimostrato di saper tenere il campo e di non mollare mai. No, il problema è sempre lo stesso, partiamo sempre con un gol di svantaggio nei primi 5-10 minuti e quindi le partite dopo diventano totalmente diverse, non abbiamo neanche il tempo di costringere l'avversario a sbilanciarsi, anzi una volta che riescono a passare il vantaggio si chiudono e ripartono in contropiede, è successo anche oggi, ci siamo fatti due gol da soli in pratica perché uno la palla stava andando fuori e l'abbiamo rimessa dentro l'area e il secondo abbiamo sbagliato un passaggio banale al centrocampo dove abbiamo messo tu per tu Sansovini in condizione di fare l'uno contro uno e tirare in porta. Poi il primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene ma siamo stati poco concreti, abbiamo creato poco oggi. Si è visto molto il divario della classifica tra noi e il Notaresco, e in più mettici anche che comunque è una squadra in palla e sulle ali dell'entusiasmo, l'ha dimostrato anche oggi di meritarsi quella posizione in classifica.